A pochi giorni dal ritorno in campo non mancano per Nicola Allegro taglie quei grattacapi che pensava di essersi lasciato alle spalle dopo il lockdown con una rosa settimane fa, completamente a disposizione. Prima lo stop di Tumminello, poi qualche problema per Scognamiglio ed ora la grana Palmiero. Il regista di proprietà del Napoli è di nuovo alle prese con quei fastidi al ginocchio che nel corso della stagione ne hanno condizionato presenze e prestazioni. Il giocatore è in forte dubbio, le grottaglie deve pensare ad un'alternativa e la scelta, come già accaduto in passato, dovrebbe ricadere su Grigoris Castanos. Qualsiasi soluzione sarà comunque una toppa, poiché nessuno dei centrocampisti ha caratteristiche simili a Palmiero. Memusciai e Busellato sono in pole per il ruolo di mezzali, in difesa due maglie sono in ballo per Bettella, Scognamiglio e Drudi, coi primi due favoriti, come favoriti sembrano Zappa e Masciangelo Terzini. In avanti l'unico certo è Galano, con Maniero e Pucciarelli candidati a completare il reparto. Sul fronte avversario la Juve Stabia dovrebbe ripartire dal trio d'attacco composto da Forte, Canotto, entrambi in gol all'andata, e uno tra Di Mariano e Bifulco. In mediana sembrano certi Calò e Addae, poi Büchel favorito su Calvano. In difesa al posto dello squalificato Fazio dovrebbe agire Vitiello. La trasferta impegnativa lo era già prima, diciamo, dell'interruzione, adesso lo è ancora di più perché ci saranno tante incognite dovute allo stop forzato e quindi veramente ci sarà da faticare e da fare grande attenzione a questa partita. 3 mesi di inattività non ci sono mai stati per noi giocatori, quindi ci siamo preparati al meglio e speriamo di stare nelle miglior condizioni possibili. Circa il protocollo delle partite, si avvicina all'ufficializzazione dell'alleggerimento. C'è l'ok del CTS, ma vanno superate le disposizioni fissate dal decreto legge dello scorso 16 maggio. Il ministro dello sport Spadafora sta lavorando con il collega delegato alla salute Speranza e a breve sarà firmato un atto amministrativo che ne darà il via libera. In quel caso il match di domenica tra Pordenone e Venezia potrà disputarsi regolarmente.